Termina 2-2 il derby prepasquale tra Giulianova e Pineto giocato al Castrum, un risultato che sposta poco in chiave classifica, concretizzatosi al termine di una partita decisa dagli episodi. Rivoluziona l'assetto tattico dei suoi il neo tecnico del Pineto Marco Pomante, che si mette a specchio col Giulianova nel 3-5-2 della Quercia e Mastrippolito. Agiscono sulle fasce Paoli in cabina di regia, la coppia d'attacco è Romano Minnozzi, Bitetto arretra Danna a centrale difensivo, Modic detta i tempi a centrocampo, in avanti agiscono Barlafante e Paudice. Dopo neppure un giro di lancette, Romano avrebbe l'occasione per portare avanti i biancazzurri, ma spreca calciando centralmente. Ancora Pineto al quinto con Mastrippolito che ci prova da fuori dando l'illusione del gol. Col passare dei minuti viene fuori il Giulianova che prova a fare la partita e sfiora il vantaggio in due occasioni. Al 18° Barlafante dalla distanza costringe Mercorelli a deviare in corner con la punta delle dita. Allo scoccare della mezz'ora Massetti, sempre da fuori area, fa partire una gran bordata che termina a lato. Passano 3 minuti e i giallorossi di casa sprecano un'altra buona occasione in ripartenza. Si chiude il triangolo Paudice-Barlafante-Paudice, ma al momento del traversone dalla sinistra nessuno in casacca giallorossa si fa trovare pronto sul secondo palo. Proprio nel momento migliore del Giulianova, il Pineto affonda il colpo. Calcio d'angolo di Minnozzi che trova la testa di Romano per l'incornata vincente che vale l'1-0 in favore dei biancazzurri ospiti. Si va così al riposo con il Pineto in vantaggio, ma dopo appena 40 secondi dalla ripresa delle ostilità, il Giulianova trova il gol del pareggio. Paudice se ne va sulla destra, entra in area e viene fermato da Della Quercia. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dagli 11 metri lo stesso Paudice spiazza Mercorelli e porta il risultato in parità. Non c'è però neppure il tempo di gioire per il Giulianova, perché al quarto minuto il Pineto si riporta avanti. Esposito scodella un buon pallone in area, ma Ferrini nel tentativo di spazzare beffa sfortunatamente il proprio portiere per la rete che vale il 2-1 ospite. Il Giulianova è chiamato nuovamente a rincorrere, ma il Pineto è compatto e non è facile trovare gli spazi. Ci si affida allora alle ripartenze come quella che al 22° ha per protagonista Barlafante. L'esterno se ne va sulla destra, fa per rientrare e viene fermato. Tra le veementi proteste biancazzurre, l'arbitro Cardella di Torre del Greco assegna il secondo penalty di giornata al Giulianova. Dopo aver riportato la calma, ancora Paudice, implacabile dal dischetto, spiazza Mercorelli per la seconda volta e fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Il Pineto prova a riportarsi di nuovo avanti e al 26° con una gran botta dalla distanza Della Quercia centra in pieno il palo. Ma di fatto è l'ultimo sussulto di una gara il cui risultato non cambierà più fino al triplice fischio finale. Un pareggio che serve a poco ad entrambe in chiave classifica, con il Giulianova che allunga la striscia positiva di risultati ma resta invischiato in piena zona play-out, mentre il Pineto cerca ancora la prima vittoria dell'era Pomante. Una vittoria che in casa biancazzurra manca da tanto troppo tempo, e mercoledì 7 si giocherà il primo degli 8 recuperi contro il Montegiorgio. Vabbè, serve comunque per mantenere sempre una serie di risultati utili consecutivi. Poi oggi abbiamo giocato contro una squadra che sappiamo tutti doveva essere una delle protagoniste per questo campionato. È ovvio che poi c'è tutte queste partite che non hanno giocato, però la rosa, la squadra lo si è visto anche oggi, è una squadra di tutto valore alla quale noi ci siamo contrapposti come abbiamo anche voluto fare, sempre cercando di non lesinare le nostre offensive e cercando anche di togliere loro la possibilità. E oggi i ragazzi sono stati esemplari. È stata una partita però decisa dagli episodi. Sì, decisa dagli episodi, come tante partite succedono anche queste, però è stata una partita vincente comunque, no? Perché tutte e due le squadre volevano vincere. Sono contento perché l'atteggiamento è stato quello giusto, a differenza di quello di domenica scorsa. Siamo stati bravi subito ad aggredire la gara, abbiamo avuto subito delle ottime occasioni per andare in vantaggio. Dispiace perché un po' gli episodi ci sono andati contro e sul primo rigore siamo stati ingenui noi, perché non si scivola dentro la rigore, dovevamo essere bravi a,
a portarlo sulla linea di fondo. Il secondo, da quello che mi dicono i ragazzi, non c'era, però... Avete protestato tanto in occasione di quel secondo rigore? Sì, vabbè, dai, da quello che mi dicono anche lo stesso Barlafante abbia detto che si pensava che l'arbitro lo stesse ammonendo, però... Questo è il calcio, come sbaglia i giocatori, sbaglia l'allenatore, sbaglia anche l'arbitro. Dispiace perché è un episodio a sfavore nostro, la partita la stiamo vincendo, lo stiamo conducendo bene. L'unico rammarico, il rimprovero, ma se posso dire rimprovero, perché oggi i ragazzi non sono da rimproverare, è che forse abbiamo avuto l'occasione, l'opportunità di chiudere la partita, abbiamo avuto l'occasione con Esposa sul 2-1 per noi e non siamo stati bravi, e poi come avete visto l'episodio a sfavore ci ha penalizzato.